Vladimir Luxuria lascia aperti i giochi sul suo futuro all'Isola dei Famosi. Dopo settimane di speculazioni, la conduttrice rompe il silenzio e svela in un'intervista cosa potrebbe riservarle la prossima stagione. L'Isola dei Famosi continua a far discutere, e la sua futura messa in onda rimane incerta. Nonostante Mediaset sembri intenzionata a riproporla il prossimo anno, c'è chi suggerisce che forse sarebbe più saggio metterla in pausa fino a quando non si troverà un modo per renderla nuovamente accattivante per il pubblico. La questione della conduzione è ancora aperta, Ilary Blasi è un nome in circolazione, ma non è l'unica opzione sul tavolo. Anche Vladimir Luxuria, che ha fatto un'ottima figura come opinionista nelle passate edizioni, potrebbe rientrare nei giochi, come lei stessa ha accennato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro. Futuro incerto per l'Isola dei Famosi. Luxuria potrebbe trovare una nuova luce nel ruolo di inviata, ma è ancora troppo presto per fare previsioni. Nonostante il suo impegno e il talento dimostrato, Vladimir Luxuria ha dovuto affrontare alcune critiche sui social, che però sembrano più legate alla cattiveria gratuita che al suo reale operato. Dopo aver pubblicato alcune foto in bikini, è stata bersagliata da commenti negativi che non meritano di essere riportati. La sua risposta è stata esemplare. Con ironia ha affrontato le critiche, sottolineando come la vita reale sia molto diversa dal mondo virtuale. Quando esce di casa, infatti, incontra persone che le rivolgono parole gentili, guardandola negli occhi e facendole complimenti sinceri. È evidente che il rispetto e l'ammirazione che riceve nella vita di tutti i giorni contrastano nettamente con l'odio che spesso emerge online. Il futuro dell'Isola dei Famosi rimane incerto, e la scelta del prossimo conduttore potrebbe fare la differenza tra un successo e un fallimento. Se la linea editoriale non subirà un cambiamento significativo, il rischio è quello di una nuova edizione con ascolti deludenti, che potrebbe portare a una chiusura definitiva del programma. Luxuria, pur non apparendo nei prossimi palinsesti televisivi, non esclude la possibilità di un suo ritorno, magari in ruolo diverso, come quello di conduttrice o inviata. Anche il destino di Enrico Papi è incerto, dopo aver partecipato come opinionista nell'ultima edizione, potrebbe essere escluso dai futuri progetti di Mediaset, considerando che il suo programma Tilt non sta riscuotendo il successo sperato. Nel frattempo, Sonia Bruganelli, che ha già dichiarato di non voler tornare nel ruolo di opinionista, si concentrerà su altri impegni, come la partecipazione a Ballando con le Stelle a partire da settembre. Rimane in sospeso anche il nome di Dario Maltese, che ha dimostrato di avere un certo acume e potrebbe essere una carta vincente per il futuro del programma.